dal deserto al monte della trasfigurazione, dal monte della trasfigurazione al pozzo di Giacobbe in Samaria, per lasciarci aspergere con acqua pura ed essere purificati da ogni nostra sozzura e ricevere in abbondanza il dono dello Spirito. Tutti al pozzo di Giacobbe, dove dissetarci dalla sete, da quella sete causata dalla mancanza d'acqua e che, come ci ha ricordato il libro dell'Esodo, fece mormorare il popolo di Israele in cammino verso la terra promessa contro Mosè. Perché ci hai fatti salire dall'Egitto per far morire noi, i nostri figli, il nostro bestiame? Questa stessa mormorazione spesso rivolgiamo al nostro Dio, noi popolo in cammino e redento, anche dopo aver fatto esperienza della trasfigurazione, anche dopo aver ascoltato la parola che salva ed esserci nutriti del corpo e del sangue di Gesù. Perché ci hai fatti salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli, il nostro bestiame? Ed anche noi, come il popolo di Israele, siamo invitati a guardare alla roccia dalla quale scaturisce l'acqua zampillante, l'acqua che disseta, l'acqua che salva. La roccia che i nostri occhi sono chiamati a vedere è quell'uomo Dio appeso alla croce, è battuto non dal bastone di Mosè, ma dalla lancia del soldato. Da quel costato ne scaturì sangue ed acqua. Così il Salmo 94 ci ha invitati. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Corriamo tutti al pozzo di Giacobbe, e fermiamoci ad osservare un incontro, ad ascoltare un dialogo, ad essere testimoni di uno scambio di doni. Ed ecco arrivare al pozzo Gesù. È affaticato e si siede vicino al pozzo di Giacobbe. Ha sete ed è circa mezzogiorno, così l'Evangelista ricorda. I suoi discepoli sono andati a cercare di cosa sfamarsi e Gesù è solo. Rimane solo così come sarà solo quando dall'alto della croce griderà ancora una volta la sua sete. E lì un soldato bagnerà le sue labbra con dell'aceto. Qui chiede ad una donna dell'acqua. Gesù dunque ha sete ed ecco arrivare al pozzo una donna ad attingere acqua. È una donna di Samaria. Dammi da bere, chiede Gesù alla donna, che, non credendo a ciò che le sue orecchie avevano ascoltato, replica: Tu che sei giudeo, chiedi a me, samaritana, dell'acqua da bere? I giudei, infatti, non andavano d'accordo con i samaritani, e lui, un uomo, può rivolgere la parola ad una donna? Può chiedere dell'acqua ad una donna? Ma alle orecchie di quella donna è giunta quell'unica parola: dammi da bere. Il pozzo è il luogo dell'incontro, è il luogo dell'amore, e in quel luogo Gesù incontra la donna, ha sete e chiede di essere dissetato. Ma qual è la sete di Gesù? È sete di amore. È la sete dell'amato che cerca la sua amata, è la sete dello sposo che cerca la sua sposa, è la sete di un Dio che cerca l'umanità. Dammi da bere, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere. La donna sente nel suono di quelle parole di essere amata. Ed adesso è lei a chiedere a Gesù quell'acqua che lui le promette e che disseta per sempre, ma è necessario mettersi a nudo, dichiarare il proprio fallimento, il proprio peccato. Per attingere a quell'acqua donata da Gesù è necessario iniziare ad adorare Dio in spirito e verità,
riconoscerlo nel povero e nello straniero, nell'emarginato e in colui che ha fame e ha sete. Tale era Gesù per la donna. E la donna fa esperienza di amore, di carità, perché quello straniero, povero, emarginato, affamato ed assetato l'ha attesa, stanco e seduto ad un pozzo, ha parlato al suo cuore, ha fatto vibrare le sue viscere, rendendola testimone di Cristo. Corre e annuncia il Cristo, colui che le aveva rivelato il suo stesso cuore, tutto ciò che ha fatto. In quella donna, prefigura della Chiesa e dell'umanità, impariamo quale deve essere la nostra sete. Sete di un incontro, sete della parola, sete del povero e dello straniero, sete dell'immigrato e dell'affamato. La donna lascia la sua anfora lì al pozzo e porta con sé quell'acqua zampillante che la disseta per sempre. Impariamo ancora dalla donna di Samaria a lasciare la nostra anfora con le nostre sicurezze e certezze, lasciandoci riempire dallo Spirito. Ma sperimentiamo di essere attaccati alle nostre anfore, ciascuno alla propria anfora. Un'anfora che abbandoniamo per brevissimo tempo, il tempo che Dio ci parla e ci nutre con il suo corpo e il suo sangue, ma che riprendiamo subito portandola con noi alla fine della celebrazione eucaristica. Lo scambio dei doni non è avvenuto. Abbiamo lasciato a Dio la sua parola e ci siamo portati la nostra anfora. Impariamo dalla donna a lasciare la nostra anfora e a portare via la parola. Impariamo a lasciare la nostra anfora e ad annunciare Cristo, il suo amore, la sua pazienza. Seduto al pozzo, lui, la roccia, attende che qualcuno lo disseti per riempirlo dell'amore di Dio per mezzo dello Spirito che dona con abbondanza. Al pozzo di Giacobbe corriamo e dissetiamoci per riprendere il cammino ed incontrare colui che è capace di ridare la luce agli occhi.